relativity. 2, 1. Dottoressa Pietrantonio, come cambia il suo lavoro e il lavoro dell'unità che dirige all'interno della nuova struttura ospedaliera? Ma io direi che il cambiamento è quasi epocale, nel senso che la struttura, come avete potuto vedere, è una struttura che sembra una struttura universitaria, è molto nuova, molto funzionale. Il mio reparto nello specifico è un reparto di medicina molto avanzato, perché sono tutte stanze singole o al massimo doppie con bagno in camera, che consente una rapida mobilizzazione del paziente e di cui una gran parte sono monitorizzate, sia con monitor fissi sia con monitor wireless, che consentono quindi il monitoraggio dei parametri vitali nei pazienti critici, che sono molto frequenti nei nostri reparti, oltre un quarto dei nostri pazienti. Secondo lei, quale può essere appunto un ulteriore step che può compiere questa struttura, anche a favore del territorio ovviamente? Guardi, noi stiamo già lavorando su questo perché stiamo realizzando un progetto di integrazione ospedale-territorio proprio attraverso il monitoraggio wireless dei nostri pazienti, che comincia durante la degenza e poi continua per i pazienti che ne hanno necessità sul territorio, integrandosi con i sistemi, con i distretti, quindi con tutto il servizio territoriale. Oggi si è parlato molto della cronicità, dell'aumento dell'età media e dell'aumento della polipatologia. Noi quindi siamo proprio dentro questo processo e ci stiamo attrezzando per utilizzare la tecnologia in modo tale da deospedalizzare il più possibile rapidamente i nostri pazienti e da continuare a seguirli anche sul territorio, integrandoci con le strutture territoriali e con i colleghi che lavorano sul territorio, compresi i medici di medicina generale. Oggi appunto si è parlato anche di telemedicina. Quanto siamo lontani o quanto siamo vicini a questo progetto? Ma il nuovo ospedale dei Castelli ha all'interno già un sistema di telemedicina attivato con il finanziamento regionale. Noi abbiamo iniziato a seguire i nostri pazienti da settembre e abbiamo un progetto molto innovativo che consente il monitoraggio H24 dei pazienti che vengono dimessi dalla nostra unità operativa, che hanno ancora necessità di essere monitorizzati e che continuano a farlo nei successivi 5 giorni dopo la dimissione, mediante un'integrazione con i servizi territoriali. Successivamente il sistema può essere utilizzato ancora se il paziente ne ha necessità, altrimenti i servizi territoriali continueranno a provvedere alle necessità di controllo dei pazienti. In questo modo noi abbiamo la possibilità di utilizzare una tecnologia molto avanzata ma semplice nell'utilizzazione, e che consente di mandare a casa nel proprio ambiente il più rapidamente possibile i nostri pazienti dopo aver curato la fase acuta. Quindi la nostra idea è di avere questo polo del nuovo ospedale dei Castelli come la parte, diciamo, di medicina interna che cura il paziente in acuto e poi predispone il percorso sul territorio. Quindi vorremmo deospedalizzare il più possibile e trattare solo i pazienti gravi qui. Siamo nell'area medica dell'ospedale dei Castelli. In questo punto ci sono gli infermieri che controllano tutte le situazioni critiche del reparto. Questo significa che qualsiasi allarme che suona viene immediatamente recepito dagli infermieri che sono qui in questa postazione e immediatamente viene prestato il soccorso più idoneo. Buonasera signora, come va? Abbastanza bene, grazie. Vediamo un po' questi parametri. Ma molto meglio, siamo migliorati tantissimo. Sono contenta. In quest'area ad alta intensità trattiamo i pazienti critici che al momento del ricovero hanno bisogno di essere monitorati 24 ore su 24. Abbiamo qui il monitor sia per quanto riguarda la pressione arteriosa, la frequenza, l'elettrocardiogramma, e che vengono costantemente tenuti sotto controllo dagli infermieri che si trovano nella zona antistante che abbiamo appena visto. Passata la fase critica, trasferiamo i nostri pazienti nell'area antistante, che ha invece una intensità intermedia, dove cioè i parametri vengono monitorizzati a cadenza regolare ma non continuativamente. In questo momento stiamo monitorando i parametri vitali di un paziente ricoverato nel nostro reparto che abbiamo messo in monitoraggio wireless. In che cosa consiste l'innovazione? Innanzitutto il sistema non è collegato con dei fili, quindi il paziente si può muovere. La seconda innovazione è che io posso visualizzare questi parametri da qualsiasi computer, sia all'interno del mio reparto sia all'esterno, anche su computer personali. Chiaramente l'accesso è attraverso le proprie password e username, quindi è garantita la privacy.
Inoltre, io posso applicare questo sistema anche ai pazienti che ritengo che debbano essere monitorizzati al proprio domicilio, quindi mi consente una dimissione precoce, un controllo però in sicurezza presso il proprio domicilio, e posso visualizzare questi dati anche attraverso gli smartphone o dei tablet, che consentono quindi che io possa dare delle risposte pronte e rapide al personale medico che gestisce il paziente o anche ai propri familiari nel momento in cui il paziente sta al proprio domicilio, direttamente guardando il mio smartphone, anche se io non sono presente e quindi a distanza. E questo è il nostro sistema wireless. Come si può vedere, è di piccole dimensioni e maneggevole. Ciascuno degli elementi misura uno dei parametri. Questo misura la saturazione dell'ossigeno attraverso questo dispositivo che è messo al dito del paziente. Poi abbiamo questo elemento che misura invece la posizione del paziente supina in questo caso, oppure seduta o in piedi. E se il paziente si muove, per esempio si alza, suona un allarme che avverte il personale sanitario di intervenire immediatamente. Poi abbiamo questo che è l'elemento che ci consente la misurazione dell'elettrocardiogramma in 5 derivazioni, quindi abbiamo 5 e 5 le derivazioni e l'elemento che le controlla, e poi abbiamo il sistema che ci consente la misurazione della pressione, che può essere attivato o in maniera diretta al letto del paziente attraverso questo bottone, oppure anche da remoto attraverso il computer e quindi un tasto specifico.